Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. Questo posto è immenso. Da dove iniziamo? Per prima cosa cerchiamo un'entrata. Poi faremo un bel giro. Secondo te c'è un allarme? Vediamo se si può entrare senza rompere una finestra. Nathan, guarda. Una finestra aperta. Ah, sì. Qui, seguimi. Caspita, quanto potrà valere una casa del genere? Ok, dammi la mano. Bene, e andiamo. È troppo alto. Forza, seguimi. Forza, Nathan. Wow. Da brividi. Sì, tieni. Ne ho qui un'altra. Dunque, hai in mente una stanza in particolare? Prova a vedere se noti libri, diari o anche qualunque tipo di documento scientifico. Qui non c'è niente. Niente. Di certo non saranno in questa soffitta. Gli scatoloni sono pieni di attrezzature da viaggio e campeggio.
Devo andare. Scendiamo. Come pensi di trovarli? Gli appunti di nostra mamma. Come, non ricordi? Usava dei quaderni rilegati in pelle bianca. Sì, lo so, ma questo posto è così grande. È come cercare un ago in un pagliaio. Eccolo, pelle bianca. Forse ne ho trovato uno. Davvero? No, non è della mamma. L'idea era giusta. Continuiamo a cercare. Sam, mi prenderai per matto, ma questo sembra un vaso della dinastia Ming. Nathan, nessuno sano di mente abbandonerebbe qui un vaso della dinastia Ming. Già, non può che essere un'imitazione. Mi pare ovvio. Questa era casa tua. Ehi, queste scatole ti ricordano nulla? Tutti i posti in cui abbiamo vissuto. Esatto. Papà diceva sempre: perché disfarle? Tanto tra un mese traslocheremo di nuovo. Già, il solito idiota. Chiusa! Dai, proviamo insieme. Pronto? Spingi! 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 Ma che diavolo? Sembra una specie di sarcofago. Sì. Guarda qua. Questo posto è pieno di sarcofagi. Sarcofagi. Sam, è autentico. Cos'è questo posto? Beh, andiamo a scoprirlo. Questo è dell'antica Roma. Terzo, forse quarto secolo. Questo lo riconosci? Ho già visto qualcosa del genere. Figure distese. È etrusco. Ah, è vero. Sì, marito e moglie tumulati insieme. È un po' lugubre, ma devo ammettere che ha un suo fascino. Già. Sembra di stare in un vero museo. Secondo te c'è anche la sala dei dinosauri?
Non mi stupirebbe. Eccone un altro. No. Questa mi sembra proprio un'antica lavasciuga dell'epoca mesopotamica. Ah, sono sempre stato io quello spiritoso. Sempre. Guardami, Nathan. Chi sono? Eh? Ma il dottor Livingston, dai! Un figurino. Cavolo! Cosa non darei per un invito come questo? Questo l'ho appena letto. Sì? E com'è? È incredibile. Parla della prima donna occidentale che visitò Lhasa. Quindi dove andiamo? Eh? Se potessi andare ovunque nel mondo, tu sceglieresti? Ovunque? Ovunque. Beh, allora... vediamo. India. Sì, alla scoperta del Taj Mahal. Giro, giro, tondo. Unione Sovietica. Andiamo a Mosca. Potremmo avere qualche problemino a entrare. È il mio sogno vedere la Piazza Rossa. Riproviamo. Inghilterra. Non sarebbe male vedere il castello di Windsor. Giusto, Sam? Ehi, non guardare me. Non è colpa mia se non eri ancora nato. E comunque anch'io ricordo poco. Insomma, non era questo granché. Sì, sì. Ok, ultimo giro. Brasile. Ora sì che si ragiona. Il fascino misterioso della foresta amazzonica. E il fascino degli indigeni con le frecce avvelenate. Sì, anche quello. Ehi, guarda un po' qui. Totem della fertilità. Sei troppo giovane per guardare quella roba. Sei troppo vecchio per fare queste battute. Troppo vecchio? Mai. Wow, questo tavolo è grande come quelli della mensa all'orfanotrofio. Secondo me qui si mangiava meglio. Ci vuole poco. Caspita, qui dovevano organizzare delle feste da paura. Visti i soprammobili, i soldi per farlo non gli mancavano. Infatti, ma sarà passato parecchio dall'ultimo ricevimento. Ehi,
Ehi, Lawrence d'Arabia. Avrei voluto vedere il film. Un'armatura. Francese, direi. Ehi, cerca di non puntare troppo la luce verso le finestre. Dannazione. Diari di viaggio di ogni angolo del mondo, ma nessuno è della mamma. La casa è grande. Non arrendiamoci. Samurai! Riconosci anche l'emblema? Il fiore di Malvarosa si lega... Vediamo... Zitto, non suggerire! Al clan Tokugawa! Bravo, esatto! Immagina cosa si prova a scoprire per primi queste cose. Non deve essere per niente male. Ok, ho proprio il sospetto che i diari della mamma non siano qui. Diamo un'occhiata di sopra. È una lettera. Quel che ne resta. Volevano comprare le loro cose, ma hanno detto di no. Non avevano bisogno di soldi. Io non venderei mai questa roba. Qui è da sola. Un gong con drago. Sembra del sud-est asiatico. Bello. Guarda qui. Bussola, meridiana. Immagina solamente. Tutto in alto mare. Con quegli strumenti come unico baluardo tra la vita. Ehi, qui c'è il tuo libro preferito. Davvero? Guarda. Il volume dal titolo Storia generale dei pirati. Forse vuoi dire storia inventata dei pirati. Persino il nome dell'autore.
È chiusa. Le cose della mamma potrebbero essere in queste stanze. Proviamo a entrare. Ehi, il condotto dell'aria, lassù. Sì, giusto. Ci porterà dritti in una di quelle stanze. Non ci... Ti. Cosa? È troppo stretto per me. Pensi di farcela? Stai scherzando? Pensi di farcela. Ok, va bene. Vediamo come te la cavi. Polaroide. Sì, fa vedere. Penso funzioni ancora. Dai, vieni. Fai un bel sorriso. Non perderlo. Ok, qua su. Attento a non cadere. Bene. Bene. Ok, sono dentro. Puoi aprire la porta? È chiuso anche da questo lato. Cerca, forse c'è una chiave. Codeina. Antidolorifici. Eccoti.
Che tristezza, però. Quindi? Niente. Non ho trovato diari. Pazienza, resta ancora una porta chiusa, dai. Forza. Oh, wow. Il paradiso dei diari. Dai, proviamo a cercare. Sam. Trovato qualcosa? Sì, è lui. Del paradiso. Wow. Ah, cosa hai trovato? Questo non lo ricordavo. Sì, neanch'io. Ma è... Sì, è di certo la grafia della mamma. Mani in alto! Lentamente! Ehi, quella non serve. Che cosa ha preso? Ehi, la pistola su di me! Datemi il diario! Ok, va bene. Va bene. Mi spiace, Nathan. E adesso? Adesso aspettiamo la polizia. Ah, senta, perché andare incontro a dei grattacapi? Fermi. Solo per rovinare la vita di due ragazzi. Sarebbe... Non costringetemi a spararvi. Per favore, signora, nessuno si è fatto male, giusto? Bisogna affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Almeno lasci andare lui. L'ho portato per fargli vedere le cose di nostra madre. Tutto qui, lui non c'entra nulla. Cosa? Le ho detto che la colpa è solo mia. No. Vostra madre... Hai detto? Sì, quel diario era di nostra mamma. Siete i figli di Cassandra Morgan? Salve. Mio Dio. Vi ho quasi sparato. Sì, a proposito, le spiacerebbe... Conosceva mamma? Lavorava per me. Come credo avrete notato, sono una specie di collezionista. Riduttiva come definizione. Quindi mamma era la sua interprete? Vostra madre
Era la storica più in gamba che abbia mai conosciuto. Insieme avremmo realizzato grandi cose. Ma poi la sua malattia. Mi spiace. No, tutto ok. È passato molto tempo. Di tutte le sue scoperte, questa sarebbe stata la più illustre. Sei che parvi smagna. Conosco questo motto. È quello di Sir Francis Drake. Sì, latino e personaggi storici. Erano gli argomenti a cena. Eravamo una famiglia bizzarra. E ha mai parlato delle sue teorie riguardo Sir Francis Drake e i suoi eredi? Sir Francis Drake non ha avuto eredi. Già. Secondo la storia ufficiale. Ma vostra madre e io non ci credevamo. Lo studio dei segreti di quel pirata è l'ennesima avventura a cui dovrò rinunciare. E dovrò rinunciare a molto altro. Perdonatemi. Lo sfogo di un'anziana. Ecco. Appartiene a voi quanto a me. Chissà, forse un giorno finirete ciò che lei aveva iniziato. Sì, ecco. Possiamo andare, vero? Parlerò io con la polizia. Siete riusciti a entrare? Non avrete problemi a uscire? Sì. Ecco. Grazie. Scusi il disordine. Dai, Nathan. Andiamo. Si sente bene? Porca troia. No. Ehi. Sam? Signora? La polizia? Tutto bene? No, aspetta, dai. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo tagliare la corda. Non possiamo abbandonarla. Non c'è nulla che possiamo fare. Ok, dobbiamo scappare se gli sbirri ci trovano qui, eh. Signora? Nathan! Dobbiamo andare, subito. Ah, merda! Finestra, dai! Ah! Ok, tu, vai di sopra, tu, vieni con me. Svelto. Aspetta. Cancello sembra libera. Al cancello? Aspetti un minore, sono da qualche parte nei giardini. Ok. Nathan! Stai bene? Eccoli! Alto là! Corri! Di qua! Seminiamoli! Viene che tremati, abbiamo due sospettati di controcontanza. Fermi, maledizione! Sono
Peccato! Accidenti. Lasciami andare! Hai provato! Andiamo, forza! Corri! Fermi, per Dio! Nathan, di qua! Corri! Merda, stanno scappando! Il cassonetto, dai! Ok. Stanno fuggendo! Andiamo al cancello principale! Sulla moto, presto, dai! Reggiti forte! Dovremmo avercela fatta. Che dici di fermarci a prendere fiato? Eh? Che nottata, eh? Che nottata. Quella signora. Ehi. Ehi, stammi a sentire. Non è stata colpa nostra. Insomma, la signora era malata. È giusto starci male, ma non potevamo impedirlo. E ora che facciamo? Non posso tornare all'orfanotrofio. E tu non puoi tornare al lavoro. Non torniamo. Certo. No, dico sul serio. Scappiamo da questo posto e andiamo il più lontano possibile. Sì, e la polizia non ci troverà mai. Beh, suppongo cercheranno Nathan e Samuel Morgan. Sì, siamo noi. Se non lo fossimo? Nathan, prima alla villa, eri ferrato su quegli argomenti quanto quella povera signora. Ecco, ho sempre saputo che eravamo destinati a qualcosa di grande. Ma fino a stanotte non avevo capito cosa. Ma questo, l'opera incompiuta di mamma, è la nostra occasione per iniziare una nuova vita, con una nuova identità. Che stai dicendo? Conosco dei tizi e sono bravi con i documenti. E il nostro nuovo nome? Per mamma, Sir Francis Drake aveva degli eredi. Chi siamo per negarlo? Dici sul serio, non è vero? Nathan, siamo nati per questo. E ti prometto che tu e io, insieme, faremo strada. Che te ne pare? Nathan Drake. E da lì è cambiato tutto. Siamo diventati esploratori, avventurieri, soprattutto ladri. Ah, io... Cerca di stare fermo. Per un po' era come se entrassimo e uscissimo di galera attorno, se non eravamo dentro insieme. E quando l'ho perso, quando ho creduto di averlo perso, non hai più voluto parlare di lui. Qualcosa del genere. È tutto. Ora sai tutto. Con te dubito che si possa sapere tutto. Ma è già tanto. Vorrei sapere a che pensi.
Penso che tu sia fortunato perché ti ho trovato appena in tempo. Già. E per fortuna non hai perso una gamba o altro. Sarebbe stato un bel problema portarti via da qui. A proposito, come mi hai trovato? Oh, è stato facile. Ho seguito il rumore dei proiettili. No, come sei arrivata fin qua giù? Ah, certo. Mi senti, Sally? Ehi, Zucchero. Lui come sta? Oh, sai, un po' ammaccato, ma è ancora vivo. Ordinaria amministrazione. Ora non ci resta che salvare l'altro Drake. Che vuoi dire? Te lo spiega Nate. Vecchio mio, è bello averti qui. Non potevo mancare. Che è successo, Sam? Rafe l'ha preso. Merda, sai dove sono? Sì, sono diretti alla punta nord dell'isola. Cerca un posto in cui atterrare da quelle parti. Una volta liberato Sam, dovremo andarcene in fretta. Ricevuto. Ehi, è il tesoro? Scordatelo. Non ci serve. Ma Alcazar? No, non esiste nessun Alcazar. Sono tutte cazzate. Cioè, quindi... il debito e... e la fuga? Sì, Sam si è inventato tutto. Che stronzo, vero? Senti, ti spiegherò tutto appena saremo insieme, ok? Sì, non vedo l'ora. Ah, e state attenti laggiù. Ci conosci? Fai a cambio? Grazie. Di niente. No, intendo... grazie che mi hai salvato. Di nuovo. Ho rischiato di non farcela. Già. Andiamo. Ho trovato un veicolo.